Eccoci qui e bentornati in un altro nuovo video. Nell'opera di Boruto, in un certo momento della storia, poco dopo l'apparizione di alcuni membri dell'organizzazione Kara, fa la comparsa un personaggio molto particolare, con tratti misteriosi perché effettivamente ricorda, anzi più che ricorda direi che sembra il suo fratello gemello scomparso, ovvero il nostro carissimo eremita dei rospi, Jiraiya. Esteticamente sono due gocce d'acqua, ma com'è possibile tutto ciò? Qual è il legame che li lega? Adesso andiamo a scoprirlo. Kachi Koshin era un membro interno dei Kara. E come tutti gli interni, il suo corpo è stato modificato da Amado. Inizialmente è apparso come un personaggio alquanto discutibile, come un villain a tutti gli effetti. Ma con il passare della storia ci ha stupito. Si è ribellato a un altro membro dei Kara chiamato Victor, eliminandolo con facilità. Successivamente, gli era stato chiesto di recuperare un oggetto che i Kara avevano perso. E anche stavolta il suo comportamento è stato alquanto discutibile, avendo ignorato gli ordini diretti impartiti direttamente da Jigen. Più avanti, Koji Kashin ha avuto la possibilità di eliminare i ninja di Konoha, eppure non ha fatto neanche questo, quando in realtà non si è fatto troppe preoccupazioni per eliminare per l'appunto Victor, ma anche Ao. Inoltre, quando Delta ha voluto recuperare Kawaki da sola, Kawaki in quel momento stava al villaggio della Foglia sotto l'attenta sorveglianza di Naruto. E in questa occasione ha cercato di rallentarla senza dare troppo nell'occhio. Tutte queste azioni ci fanno capire che Koji in realtà sembrerebbe remare contro i Kara, apparentemente anche a favore della stessa Konoha. Ma non è finita qui. Un'altra caratteristica inquietante è l'utilizzo di una tecnica utilizzata solamente da alcuni ninja di Konoha. Sto parlando del Rasengan, una tecnica creata dal quarto Hokage, tramandata poi al suo maestro Jiraiya, successivamente insegnata a Naruto, che poi l'ha insegnata a Konohamaru e per finire è stata anche appresa da Boruto. Quindi, lui, come fa a conoscerla? Tra poco arriverà la risposta, ma dobbiamo prima considerare un'altra cosa. Koji è in grado di evocare i rospi del Monte Myōboku. Rasengan, rospi. L'estetica abbiamo detto prima che già quella è uguale, ma a quanto pare anche le sue tecniche ricordano quelle di Jiraiya. Nonostante i due non si siano mai conosciuti, sembrano avere una connessione. Persino Naruto ha sentito una forte connessione con lui senza nemmeno averlo mai incontrato. In particolare, questo accentuato legame di somiglianza ci viene confermato durante il suo combattimento contro Jigen. Infatti, Koji è a tutti gli effetti un clone di Jiraiya, creato per l'appunto da uno dei più geniali scienziati del mondo ninja, ovvero Amado. Utilizzando il DNA di Jiraiya, ha deciso di ricreare Jiraiya da zero al pieno delle sue capacità. Ovviamente so già che qui molti di voi staranno pensando: Jiraiya non era stato rianimato durante la quarta guerra ninja da Kabuto, proprio perché non era magari riuscito a trovare parti del suo DNA. Questo perché in realtà il suo corpo è stato sprofondato all'interno del mare, del villaggio della pioggia, probabilmente a profondità molto elevate e magari impossibile da raggiungere fisicamente. Quindi quello che potrebbe sembrare un buco di trama forse potrebbe essere condito un pochettino, partendo dal presupposto che una delle sei vie di Pain strappa un braccio a Jiraiya, braccio che poi nessuno si interessa più, quindi potrebbe anche solo banalmente aver ritrovato quel braccio. Oppure, essendo uno scienziato di alto livello capace di creare dei poteri incredibili, potrebbe aver costruito qualche meccanismo che gli ha permesso successivamente di andare a recuperare il corpo di Jiraiya, quantomeno il suo DNA. Non lo so se lo definirei completamente un buco di trama, viste le grandi capacità che ha Amado, ma lo sappiamo, con Kishimoto mai dire mai, potrebbe anche esserlo, insomma. Ma continuiamo, perché ha creato Koji Kashin basandosi sul DNA di Jiraiya? Lo ha fatto per aiutarlo nel suo piano di sconfiggere e fermare Jigen per i suoi obiettivi. Proprio per questo entrambi ci sembrano molto simili anche nello stile di combattimento. Infatti Koji è astuto ed è sempre un passo avanti a tutti con le sue strategie. Contro Jigen ha utilizzato molto spesso le tecniche basate sull'olio speciale del Monte Myōboku, abbinandolo all'uso dell'arte del fuoco. Inoltre, proprio come faceva Jiraiya, ha utilizzato anche la modalità eremitica dei rospi. Sebbene sia stato creato per fermare Jigen, ahimè non è andata proprio come sperato da Amado. Ma potrebbe non essere stato un lavoro inutile il suo, perché questo nuovo clone di Jiraiya sembra aver ereditato la stessa volontà del fuoco di quest'ultimo.
Quindi, anche se era stato creato per sconfiggere Jigen, e non ce l'ha fatta, ha comunque fatto in modo di avere nuovi obiettivi. Quindi potrebbe essere realmente una sorta di reincarnazione di Jiraiya, e nel suo sangue proteggere il villaggio, e fare la differenza nel mondo proprio come una volta faceva Jiraiya. Quindi in futuro potrebbe avere un ruolo molto importante nella storia. Un suo incontro con Naruto sarebbe molto curioso. Inoltre potrebbe essere un altro maestro per Boruto, per insegnargli altre tecniche o abilità. Magari la stessa modalità remit. Inoltre Koji potrebbe in primis difendere Konoha da eventuali minacce, ma potrebbe comportarsi proprio come il suo originale, ovvero raccogliere informazioni fuori dal villaggio. Questo bene o male era quello che c'era da sapere un po' su Koji Kashin e quello che l'accomuna a Jiraiya, che è praticamente tutto. Inoltre, non lo so, forse approfondirò in un altro video il fatto che Amado sia riuscito effettivamente a prendere il DNA da Jiraiya, se potrebbe essere un buco di trama o meno. Vi ho dato qualche spiegazione, magari poi ci farò un video dedicato a parte. Se ancora non l'avete fatto, vi ricordo di seguirmi anche qui su TikTok per non perdervi tutti gli aggiornamenti riguardanti i miei video di Naruto. E come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate 1423 mi piace che non fanno male. E noi ovviamente ci vediamo a un prossimo video.